Eccoci, cari codisti, Roman Cupri, che tramite la traduzione di Franco sta dando i suoi consigli a Daniele Valeri. Di tirarti un po' di più sull'avanti. Dimmi che, des fois, dans certains virages, c'est bien d'arriver vite en glisse, en prendre la glisse. Mais il faut vraiment qu'ils s'apprennent à faire ça quand on est sur des circuits qui sont très durs. Oui. Et qu'il faut vraiment le moins perdre de temps à glisser pour gagner du temps. Donc des fois, oui, ça ne sera pas plus vite, mais il faut qu'il s'apprenne à le faire, parce que le jour qu'il en a besoin de le faire, et ben, s'il n'y arrive pas, il ne pourra pas. Dice che riuscire a controllare bene la moto, la trazione, è importante, perché quando sei su percorsi duri, dove le ruote patinano tanto, se tu riesci a fare quello, riesci a scegliere le traiettorie. E ti muovi in mezzo a quelli che ci sono davanti. Se non riesci a fare quello, continuerai soltanto sempre ad andare largo, lungo, e per cui dopo qualcuno che invece riesce a farlo ti passa e se ne va. Ti devi applicarti, perché l'altro lo fai benissimo, no? A farla partire in derapata, a fare. Però no, più spesso avrai bisogno di fare quell'altra, dove sei, passi all'interno, sei più pulito, per cui devi impegnarti a fare quello. Va bene? Ok? Riesco a fare. Signore, chicchi di sapienza. Comunque, sta andando veramente bene, Daniele sta crescendo molto. Vi ripeto, è molto difficile andare a variare delle traiettorie che ormai sono insite nella mente di un pilota, quindi prendere la consapevolezza di poter dominare la pista, cioè crearsi nuove traiettorie per poter effettuare i sorpassi o comunque per risolvere una situazione di gara che non è esattamente a proprio favore nel momento in cui si necessita di applicare traiettorie nuove e di mettere le ruote in posti nuovi. Signori, a oggi pomeriggio dal Fero, da acquadisti.it, Accademia Roman Cupri, Extreme Tech, Crossodromo indoor di recente e ovviamente anche in parte esterna. Vediamo in fondo Amerigo Ventura e Andrea Cesari che si stanno allenando nell'indoor che abbiamo visto ieri. No, fa la tappa.